Ciao a tutti e bentornati. Allora, cosa numero uno, se sentite un rumore di sottofondo al mio ventilatore perché sono tornata dalle ferie e ci sono ancora 30 gradi in questa maledetta città e quindi per filmare ho bisogno di un po' di aria perlomeno che mi arrivi di fianco. Cosa numero due, avevo deciso di fare un mese di spending ban e di mostrarvi solo video in cui riutilizzavo prodotti che già possedevo. Però ragazzi, è appena finito il Sana, sono andata in fiera, ho preso due o tre robette in realtà così, però ho visto che Puro Bio ha lanciato un paio di novità a cui non ho saputo resistere, ma per il semplice fatto che si tratta di un prodotto talmente tanto discusso, di cui abbiamo anche già parlato sul mio canale, che dovevo provarlo. E quindi oggi facciamo una cosa che non faccio da un sacco di tempo, ossia realizzare un make-up praticamente tutto con prodotti naturali o bio. Detto ciò, ho un paio di prodotti che mi mancano, tra cui una terra, perché credo di aver dato via quasi tutte le cialde singole perché effettivamente non le utilizzo più, e quindi dovremo skippare un paio di passaggi, però per il resto, quasi tutto il resto appunto appartiene a Neve Cosmetics o Puro Bio, di conseguenza direi che può funzionare. Ok, allora, le novità in questione sono, primo tra tutti, il Sublime o Sublime Drop Foundation, quindi fa parte della linea Sublime di Puro Bio. Sapete che ho provato il fondotinta, quello originale, in tubetto, che è uno dei fondotinta più discussi della storia eco bio e non del make-up, perché per quanto mi piacesse l'effetto finale sulla pelle, per quanto duraturo e resistente fosse, aveva una stesura veramente difficile. Di conseguenza dopo un po' l'ho accantonato, però l'effetto finale mi è piaciuto un sacco. Quindi adesso ci troviamo di fronte a un Sublime, però liquido, quindi con il contagocce fatto così. Io ho acquistato la tonalità numero 1, che provata sulla mano è sia abbastanza chiara, però comunque sempre quel pizzichino troppo scura, ma adesso vedremo poi sulla pelle, però ero troppo curiosa di metterlo alla prova. Poi un'altra novità uscita, scusate per il cellulare, comunque è il Sublime o Sublime Luminous Concealer, quindi hanno creato anche un correttore appartenente alla stessa linea. Questo dovrebbe avere un effetto un po' più luminoso. Qua ho preso la colorazione 2, che si presenta così. Non ho preso la 1 perché la 1 era tipo porcelain, quindi era tanto rosata, e quindi sono curiosissima di provare anche questo. E l'ultima novità che io ho acquistato, perché poi sono usciti anche con degli ombretti nuovi, una nuova cipria e altro, ho preso le due spugnette che vengono vendute in coppia. Ehi! Scusate, ma ho i gatti di sottofondo che stanno facendo una guerra. Comunque dicevo, le ho prese perché sono morbidissime anche da asciutte. Queste sono già bagnate, quindi sono anche un po' più grandi, però volevo provarle perché la prima spugna di Puro Bio non mi aveva convinta così tanto, quindi adesso proveremo anche queste. E sono belle perché abbiamo una taglia media e una mini blender, che a me piace tantissimo per applicare il correttore. Quindi bando alle ciance, cominciamo subito. Allora, vado a prendere il fondotinta, non so se vado shakerato o meno, però io lo faccio di default, al contagocce come abbiamo detto, quindi vado a prelevarlo un po' e me lo metto sul dorso della mano. È un po' cioè è fluido ma cremosetto. Il colore, vedete questo, scivola abbastanza. Non ho applicato primer né altro. Allora, questo è l'effetto di una prima passata, chiaramente applicato solo su metà viso. E non so cosa ne pensiate voi, ma intanto si è steso super facilmente con la spugnetta, tamponato così veramente... c'è niente a che vedere con il fondotinta e Sublime classico. Ha uniformato benissimo la pelle. La copertura, oserei dire, è media, non è totale, non è leggerissima. Mantiene questo velo un po' luminoso sulla pelle, ma non lucido. Quindi, come primo impatto per la mia pelle mista, penso che possa funzionare. E il colore, diciamo che non è male, nel senso che adesso controllerò se si ossida. Tanto questo era il colore da cui sono partita e l'effetto è molto bello, cioè molto bello. Non si direbbe che si tratta di un fondotinta eco bio così a primo impatto. Finisco l'altra parte del viso, se volete potete anche applicarlo. Io ad esempio adoro il loro pennello da fondotinta, questo qua che è il comunque quello piatto, però preferisco applicare tutto con una spugnetta oggi. Ci rivediamo a applicazione terminata. Allora, ho finito di applicare il fondotinta e
sono soddisfattissima, nel senso che l'applicazione è stata semplicissima, l'effetto finale è bellissimo. Il fondotinta si setta, nel senso che lo sento già un pochino più asciutto, però non è secco assolutamente, non è super idratante, ha una buona consistenza, ecco. Comunque potete vedere che mantiene un finish naturale, non è completamente piatto, opaco. Molto molto bello, molto bello. Ho visto il video di Clio dove diceva che è stratificabile, quindi se vi interessa una copertura più elevata ancora, probabilmente si può provare a stratificarlo. Io adesso mi fermo qua così perché mi basta e avanza come copertura. E l'unica cosa, appunto, il colore, il numero uno. Io poi ho una pelle estremamente chiara, però si vede un pochino lo stacco, però nulla di drammatico, nel senso che ho visto ben di peggio, anzi è un colore che tutto sommato, almeno con questa luce, mi sembra funzionare piuttosto bene. Quindi, prime impressioni veramente buone. Comunque ho appena visto che c'è scritto in caratteri cubitali di fianco sulla scatola, agitare bene prima dell'uso, quindi sì, va miscelato. Detto ciò, anche la spugnetta mi piace da matti, è morbidissima. Ragazzi, consideratela un buon dupe per la Real Techniques. Quindi sì, abbiamo fatto il salto di qualità anche con le spugnette. Tra l'altro le due spugnette insieme vengono vendute al costo di 7,90 euro, credo che è buonissimo come prezzo. Ora passiamo al correttore, quindi andrò ad applicarlo sulle occhiaie come mio solito. Ripeto, qua ho il numero 2, dovrebbe essere un correttore un po' più illuminante. Allora, la coprenza è relativamente bassa, nel senso che sento la necessità di applicarne ancora un po'. Però sinceramente preferisco un correttore un pochino più leggero come coprenza e stratificabile anziché un correttore pastoso e super coprente. Ok, allora vedete che ha sicuramente illuminato la zona del contorno occhi, non ha una coprenza elevatissima, quindi va bene sicuramente per chi preferisce qualcosa di un po' più leggero e luminoso. È un po' appiccicoso, quindi va sicuramente settato perché altrimenti si infilerà in tutte le rughette, ne sono abbastanza sicura. Ok, comunque i due prodotti funzionano bene tra loro, anche la spugnetta piccolina è assolutamente promossa per quanto mi riguarda e l'effetto totale mi piace. Sono piacevolmente stupita perché non mi sembra di aver utilizzato formule contraddistinte proprio da questa marchiatura che dice Eco Bio, nel senso che spesso e volentieri si nota quando, cioè, quando si usano prodotti Eco Bio nel make-up ho notato che fino a poco tempo fa bisognava scendere a dei compromessi, nel senso accettare il fatto di avere ingredienti migliori per la propria pelle, però rinunciare alle prestazioni di un prodotto di cosmetica classica, diciamo. Comunque sono molto molto soddisfatta. Il fondotinta per ora rimane veramente una bellissima scoperta. Ora invece vado a fissare il tutto con la cipria di Neve Cosmetics. Questa è la Flat Perfection Fluffy Matte, che non credo di avervi fatto ancora vedere. È una cipria che ha appunto questo questo effetto fluffy matte, come dicono, nel senso che è molto sottile, colorazione unica anche qua, e va ad opacizzare la pelle però mantenendo questo effetto setoso. Quindi è una bellissima nuova aggiunta alla famiglia delle Flat Perfection. Non sapendo bene come si comporterà questo fondotinta, fisso tutta la base, non solo il centro del viso, che così, siccome ho ancora una giornata lavorativa di fronte, almeno mi assicuro, spero che resista fino a sera. Ora, devo applicare un bronzer e siccome non ho una terra Eco Bio naturale, applico un altro bronzer e ci vediamo tra un istante invece per il resto. Ok, bronzer applicato. Come illuminante vado ad utilizzarne uno di Nabla, che lo so non è Eco Bio, però comunque viene rivenduto in parecchie bioprofumerie, quindi io lo applico e uso il Venus Sand, che è quello con una base un po' rosata, perché tra un po' utilizzeremo anche un blush dal tono più rosato. Ok,
poi come blush invece vado ad applicare una novità di Neve Cosmetics che è uscita con una nuova collezione che si chiama Minimal Magical ed è una collezione praticamente che racchiude pochissimi prodotti che però vanno a completare, a creare un look veramente molto bello che può andare bene da tutti i giorni ma anche come look da sera perché ci hanno messo dentro un nuovo vernissage rosso rubino. Detto ciò, comunque trovate il post sul mio blog che vi lascio linkato giù nell'info box, così vedete tutti gli swatches, vedete anche un look che ho realizzato con tutti i prodotti. Io adesso però utilizzerò il blush che si chiama Dizzy ed è un bellissimo color rosato con un sottotono un po' lilla, quindi è abbastanza freddo ma molto carino, poi molto indicato secondo me anche per l'autunno, l'inverno che arriva. Tra l'altro i prodotti si sfumano veramente molto bene su questa base, sarà che è anche un pochino più opaca, quindi un po' più incipriata, di conseguenza si sfuma tutto meravigliosamente, però non è una cosa da dare per scontata, quindi lo apprezzo. Ok, vedete che l'effetto è veramente fresco, sano, naturale, tipo ritorniamo nel mood, sono appena rientrata da una giornata nevosa in casa e mi si arrossano naturalmente le guance, siamo già a quei livelli. Comunque adesso invece vado a fare le sopracciglia, per cui utilizzerò una matita non Eco Bio e poi ci applicherò sopra uno dei, come si chiamavano, brow model di Neve Cosmetics, che è un pezzo che non uso, però in realtà mi piaceva anche abbastanza, quindi ritorno tra un istante con le sopracciglia fatte e poi passiamo agli occhi. Sopracciglia fatte, adesso passiamo agli occhi. Un altro paio di novità sempre di Neve Cosmetics sono due ombretti che appartengono appunto alla Minimal Magical, che sono questi due colori. Uno si chiama Saudade e l'altro Meme. Saudade è questa specie di beige con un riflesso madreperla, quindi un po' rosato, bellissimo su tutta la palpebra perché appunto ha questo duochrome molto interessante come effetto. Meme invece è un bronzo che non tende né troppo al caldo né troppo al freddo, quindi abbastanza neutro, anche questo per un look monocromatico è spettacolare. Bene, adesso però vado a prendere, intanto qua una palettina con un po' di ombretti, prenderò principalmente questi tre sopra e questo di Neve Cosmetics e poi ho anche quest'altra palettina che ho conservato con dei colori un po' più sul blu, quindi ci sbizzarriamo un pochino e vediamo cosa ne viene fuori. Innanzitutto vado a prendere questo ombretto qua, non mi ricordo il nome ma ve lo lascio scritto giù nell'info box e lo applico nella piega dell'occhio, scusate che intanto recupero un po' di robe. Poi vado a prendere un po' di questo grigio rosato e vado ad aggiungerlo nella piega dell'occhio. Scusate se si scurisce un po' la luce, ma ho entrambi i gatti davanti a me sulla finestra che fanno la caccia ai piccioni praticamente. Ok, adesso voglio prendere Saudade e forse inumidisco anche un po' il pennello per applicarlo, così risulta ancora più intenso il colore. Ok, poi invece vado a prendere Meme, che era l'altro della collezione, e lo vado ad utilizzare negli angoli esterni per intensificare un po' il look. Questo è un ombretto luminoso, shimmer, quindi non opaco, però poco importa, fa quello che deve fare egregiamente. Ok, ho riportato semplicemente gli opachi e Meme sulla rima inferiore. Adesso vado a prendere una matita nera di Puro Bio che mi è stata regalata con l'acquisto dei due prodotti e vado semplicemente ad applicarlo un pochino qua sulla parte più esterna che poi sfumo con Meme. Charlie si è appena seduto sul mio bronzer, ma va bene. Convivere con dei gatti vuol dire anche questo. Poi vado a prendere di Neve Cosmetics l'illuminante Etoile, che è questo ombretto in base bianca molto luminoso, e lo vado a usare come punto luce. E ne vado ad utilizzare un po' anche sotto il sopracciglio, però l'ho miscelato con un opaco crema. Ok, adesso vado a piegare le ciglia e applico un mascara che è coerente con questo video ma che non vi posso ancora far vedere, quindi aspettate un mesetto e poi casomai ne riparliamo. E, quindi metto il mascara e poi finiamo con le labbra e così mi invento che cosa mettere.
mascara applicato. Per le labbra vado ad utilizzare una combo della mia amatissima numero 35 di Puro Bio e del mio amatissimo Vernissage Sunrise with Sea Monsters di Neve Cosmetics, che fanno una accoppiata micidiale. E la voilà, ecco il look completato. Mi rendo conto che il blush effettivamente adesso ci sta come i cavoli a merenda, perché alla fine ho realizzato un trucco un pochino più sui toni del caldo, mentre il blush era un pochino più rosatino. Però chiuderemo un occhio, perché era attualmente l'unico blush naturale eco bio che possiedo, quindi pace. Comunque devo dire che nel complesso il make-up mi sembra riuscito veramente bene. Il fondotinta, devo dire la verità, come primissime impressioni, almeno per quanto riguarda la stesura e il finish, è strepitoso. Nulla a che vedere con la formulazione originale del Sublime, appunto, di Puro Bio. L'unica pecca è che abbiamo un prodotto da 15 ml, quindi la metà di un fondotinta normale, al costo di 15,90 € a prezzo intero. Quindi se considerate che solitamente i fondotinta sono da 30 ml, questo vi verrebbe a costare praticamente 31 €, che sono tanti per un fondotinta specialmente appartenente a questa categoria. E specialmente del brand, perché di per sé non ha dei prezzi esagerati. Detto ciò, sicuramente basta poco prodotto per uniformare tutta la base, però è una questione di principio, secondo me, dimezzare proprio il quantitativo di fondotinta. Non so, vabbè, comunque il prodotto di per sé come prima impressione mi piace molto. Tra l'altro vedo adesso che è, vabbè, sempre organic, vegan ok, nickel tested, poi c'è scritto che è anti-pollution, quindi protettivo a livello di inquinamento, e anche un SPF 10, quindi ha una protezione solare bassa, però ce l'ha. Però è bassa, quindi probabilmente anche per la fotografia flash non dovrebbe risultare problematico. Quindi sì, queste sono tutte le mie prime impressioni barra utilizzare prodotti nuovi attualmente. Scusate se ancora una volta non sono stata fedele alla mia idea iniziale di rimanere in tema riutilizziamo ciò che abbiamo, anche se in realtà qualche prodotto oggi l'abbiamo ritirato fuori dal cassetto. Però spero che questo video vi sia tornato utile se eravate interessati appunto a provare queste novità, in particolare di Puro Bio e Neve Cosmetics. Vi farò sapere casomai giù nell'info box come si è comportata la base durante il corso della giornata, come ha resistito, se ha resistito, e niente, fatemi sapere le vostre impressioni riguardanti il nuovo fondotinta, se siete intenzionati ad acquistarlo o meno, se avete sentito o visto altri pareri contrastanti. E niente, io intanto vado a godermi questo make up e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!